Un'idea per questa domenica? Una gita a Crealla. Siamo nel neonato comune di Valle Cannobina, a Falmenta. Questa frazione fino a qualche anno fa era raggiungibile solo a piedi, percorrendo in 45 minuti circa una mulattiera di 1500 gradini da Ponte Falmenta. Dal 2005 ci si arriva anche comodamente in auto. Domani, l'Epifania, è l'ultima giornata utile per visitare le vie dei presepi, iniziativa giunta alla 14ª edizione. Quello che vi attende è un luogo a misura d'uomo e che pare fuori dal tempo, tra baite in disuso e antichi fabbricati recuperati, abbarbicati sulla montagna. Nel borgo si moltiplicano le rappresentazioni della natività, proposte nelle versioni più differenti, un'iniziativa dell'Associazione Rinascita per Crealla e del Comune. Così la caccia ai presepi di Crealla, che troviamo sui davanzali delle finestre, sui gradini, sui balconi, in aiuole, giardini e altri spazi suggestivi, diventa l'occasione per scoprire questo angolo di Valle Cannobina per una passeggiata all'aria aperta con la famiglia o insieme con gli amici. Qui gli abitanti sono una quindicina, pensate negli anni 60 erano circa 350. Con loro però oggi ci sono i residenti a quattro zampe. È facile incontrarli acciambellati lungo le vie, vi tengono d'occhio e poi si concedono per una carezza.